Wahekuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91, oggi siamo su Pokémon Scudo, sfida in palestra contro Poppy tipo folletto. Bene, bene, non male quel bosco, mi è piaciuto. Morerul, quindi qui proprio i Pokémon vivono in mezzo a un bosco, la città è sommersa nel bosco, che bello! Quindi qui abbiamo il capo palestra di tipo folletto. Mi chiedo, ci posso volare col Corviknight qui? Volendo? Però a volte capita che il tipo folletto sia associato al tipo coleottero. Quindi, mi conviene mettere davanti Corvisquire e provare a farlo salire di livello? Oppure farlo salire di livello, farlo evolvere in Corviknight? E poi andare ad affrontare la palestra, perché io sinceramente preferirei affrontare adesso la palestra direttamente. C'era anche un Chinchou, non so cosa c'entri lui qui. Comunque se andrei ad affrontare direttamente la palestra, se non ci sono intoppi, direttamente con Corvisquire, si evolverà magari durante l'assalto alla palestra, perché no. Oh, ah, ciao sfida palestra Link. Ma guarda, hai già 4 medaglie. Sei pericoloso. Vedi, anche Morpico ti tiene d'occhio. Che? Aspetta un attimo, Morpico. Non vorrei mica dirmi che ti sto simpatico. Ma insomma, guarda che è uno sfida palestra anche lui e quindi un nostro avversario. Ah, ma è una gioia. Mi toccherà darti la mia card della Lega Pokémon. Era anche ora, eh. Grazie. Tutta sta manfrina per farci avere la card, ma sì, non lo so. E va bene, visto che non sono molti gli sfidanti arrivati fin qui, d'ora in poi ti considererò ufficialmente un rivale. Ci vediamo in finale. Uomo avvisato. Uomo avvisato. Bene, voglio sfidare la vostra palestra, madame. E quindi sono pronto con il numero 91, Link! Da Furlongham! Si accinge ad entrare in campo una stella nascente con 4 medaglie, signore e signori. Wow, cos'è? Un cantiere? Oh, ecco qui un altro triste allenatore che ha bisogno di un po' di rosa nella vita. Vediamo ora nella nostra missioncina, dunque. Dico missione, ma si tratta anche di una sorta di provino per un mio eventuale successore. Signora, lei avrà quanto la regina d'Inghilterra a vederla tutta quanta piegata, poverina. Gli acciacchi, insomma, gli anni ce li ha. Prima o poi gli acciacchi arrivano a tutti. Niente di che, una cosa facilina facilina. Dovrai solo rispondere alle domande che ti faranno le allenatrici che affronterai. Attenzione però, se sbaglierai le statistiche del Pokémon in campo diminuiranno, se invece rispondi correttamente le tue statistiche aumentano, questo è ovvio. È il potere magico dei Pokémon di tipo folletto? Contenta lei. Bene, io vado a prendere posto, sono curiosa di vedere come te la cavi quando fai sul serio. Boh. Ok, proviamo allora. Comincia la missione, questo poverino, gli rubi il lavoro, signora, che deve fare questo? Già fa poco. Allora, vediamo un po'. Che domanda mi fai? Vediamo se abbiamo qualcuno degno di diventare capo palestra di tipo folletto, ma veramente no. A inizio il provino. Ah, prima combattiamo, cioè prima mandiamo in campo i Pokémon e poi mi fa la domanda? Ah, ecco domanda. Quale tipo è super efficace contro il folletto? Acciaio. È giusto. Non te l'aspettavi che lo sapessi, eh? Ha! Ti ho fregato. Cavoli, però. Per qualche punto salute non vai KO? Uffa. Giusto e sbagliato sono concetti irrilevanti per chi possiede una forza incrollabile. Sì. Interessante. Non so cosa ne penserà la signora Poppy, ma devo dire che a me non dispiace. Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy.
Unpoppy Gloria. Ciao, io sarò la tua prossima avversaria. Non pensare più alla domanda precedente, pensa solo ad andare avanti. Quindi suppongo che tutte le allenatrici abbiano almeno due Pokémon, perché primo lo manda in campo e non ti fa la domanda. Quindi nel caso lo sconfiggi subito, beh, cosa fa? Non ti fa la domanda per darti il malus? Dice, ci proviamo. Ok. Energy palla che è debole. Domanda. Come si chiamava l'allenatrice di prima? Lorella. Pensavi di fregarmi, E invece ho letto anche il nome dell'allenatrice di prima. Ha! Ma due Pokémon buio in squadra a sto punto. Non farti prendere dalla paura di sbagliare. Vai e lanciati. A volte vedere tutto rosa non è un male. Lei è la prossima, cosa da dirmi? Ho la sensazione che tu abbia la stoffa per diventare il capopalestra di tipo folletto. Se mi facessi domande inerenti al tipo folletto, forse. Ma mi hai chiesto di che nome era quella di prima. Morgrem, allora. Sembra un salsicciotto. Le sue braccia sembrano dei salsiccioni. Non ha senso. Potevo andare di sbigo attacco, ma sono comunque più veloce. E attaccante speciale, quindi... Supplicolpo. Ok, mi ha colpito con... Domanda. Cosa mangio ogni mattina a colazione? Omelette. Non so se era giusto entrambe, però omelette mi sembra più una cosa da... da fata, non lo so, mi dice così. Che idea strampalata quella di usare la missione per selezionare un successore. Certo, però chiedere cosa mangia a colazione non è normale, Bene, ora quindi possiamo passare alla prova vera e propria. Sì? Hai superato brillantemente la missione. Allora, Link, vuoi affrontare la capopalestra? Sì, forse voglio approfittare per salvare il gioco. Mettermi un momento a sedere? No. Dandel bocciato? Sonia bocciata. Numero di risposte esatte 3. Ok. Niente, quelli bocciati, va bene. Tutti e due bocciati, sia Dandel che Sonia. Gli altri non esistono, non ce ne importa nulla. Secondo me chi può far gigamaxare? Sono Poppy, la capopalestra di questo stadio. Forse avrei dovuto presentarmi prima. È che alla mia età non ho più pazienza per i convenevoli. Beh, meglio tardi che mai. Dal mio posto di osservazione privilegiato ho potuto osservare le tue reazioni alle domande. Ti aspetta ora l'ultimo esame. Affronterai la prima donna della compagnia, e cioè me. Vediamo se tutti i compagni d'avventura sarete all'altezza del vostro ruolo. Vediamo. Non si preoccupi, signora, si prende il suo tempo. Non ho fretta, davvero. Beh. Oi. Sarà dura da mandare giù, È folletto veleno, un typing interessante, ma in competitivo sarebbe rottissimo. Per l'abilità che ha. Come domanda. Sai come mi chiama la gente, fata? Beh, ci manca pure. Aumenta la velocità, di molto, ma l'attacco! Ah. Era quello che mi premeva di più, l'attacco. Fango? Beh... Non so come ha fatto a resistere. Per forbecco ce la farà? Non ne sono sicuro. Dai!
Per un PS. Ah. Dunque, fango. Veleno contro veleno? Andiamo. Voglio assolutamente rivitalizzare Corvisquire. Qual è il mio colore preferito? Rosa. Cosa? Ma allora quella di prima mi ha preso per il... mi ha preso per il naso. Ha detto che rosa è bello, rosa qua, rosa là. Il tuo è viola. Ma te pozzi. Non è molto efficace, ma mi sta distruggendo. Scintilla. Come Weezing è più veloce? Ah, che seccatura. No, non ci sto. Non ci sto. Non voglio che nessun Pokémon vada KO. I punti contro Weezing, li voglio prendere. E allora? Se non avessi perso il turno prima. Eccola là, vento di fata. Giusto per fare un po' di danno extra. Sai com'è? Sbigo attacco, che è l'ultima, così almeno va KO. Oh, quanto è dura. Ma Wile è folletto acciaio? Folletto roccia, che è diventato Mawile? Non ne ho la minima idea. Sinceramente non lo so proprio. La prepotenza, ti pareva? Domanda. Quanti anni ho? Beh. Ma dai! Ma mi rispondo bene, mi fa l'attacco speciale, ma... signora! Glielo posso dire di cuore? Ok, acciaio. Allora, niente domanda, meglio così. Dynamaxo e Dyna fiammata, vai. Mi interessa niente. Se la spreco, la spreco. Se non la spreco, non la spreco. Non mi interessa. Dynamax e via. E Togekiss non è neanche il Pokémon finale. Wow, guardalo! Mamma mia. Pronto? Vai. Tormenta di fuoco. Più o meno. E non gli ha fatto nulla. E il campo diventa caldo. Ah, la luce solare. Beh, certo. Forza antica, tanto per cambiare. Dai, una fiammata. Ricordate comunque sia che l'attacco è calato di molto, eh. Quindi faccio molto meno danni. Forza antica. E beh, ciao, vabbè. Lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe andata a finire così tanto. L'ho usata sapendo che avrebbe perso. Non importa, non importa. Va benissimo. Sono lento? Sì, sono lento. Oh, però almeno resiste. È una specie di rana? Sì, potrebbe essere una specie di rana. Però almeno, cavoli, 2355 punti. Alcremie Gigamax, allora. Ah, sì, la torta multistrato. Sembra che te che ho preso stia iniziando a fare effetto. Cosa c'era dentro? Signora? Cosa c'era in quel tè? Tossina. Preparati bene, caro mio, perché adesso iniziamo a fare sul serio. Eccola qua, la torta per un matrimonio. Multistrato. Multigusto. 1, 2, 3, 4, 5 strati. Oh, vi vedo un po' corto di rosa. Ma non preoccupatevi, ci pensiamo noi.
Giga Gran Finale. Vabbè. Boh. Per forbecco. Ah, però. Vabbè, Giga Gran Finale. Si tratta solo di resistere un altro turno, dai. Ah, ci guadagna pure punti. Allora, come la mettiamo? Boh, roccio tomba, non lo so, ragazzi. Meno male che ha resistito. Meno male. E vai, full vita. Oh yeah. Però ora, al cremi, sei un po' deboluccio. E guarda un po', sono più veloce. Oh. Scudo acido per aumentarsi la difesa di molto. Ti andrà malissimo. Roccio tomba e evita l'attacco. Dolce bacio e evita l'attacco. Vai, roccio tomba. Oh, meno male. Qualcuno che faccia qualcosa. Ottimo, ottimo. Dolce bacio mi confonde. Va bene, va bene. Ma non finisce qui. Sì, connette. Connette alla grande. Buono. Buono. Cosa farà Alcremie? Assorbi bacio. Farà un pizzicottino, farà un pochino male. Alla faccia. Cioè, un pizzicotto qua mi ha staccato una guancia, mi ha staccato questo dolce bacio. Non è più confuso. Roccio tomba, connette. Farà qualche danno, anche fa assorbi bacio, non importa perché recupererà pochissimi punti salute. E poi faremo entrare in campo l'unico Pokémon che ci è rimasto in vita, perché altro non c'è, che potrebbe fare un brutto colpo e mandare KO al Cremie. Nonostante faccia pochi danni, sono più veloce per forza perché al Cremie di velocità sta quasi a zero. Assorbi bacio. Niente, devo revitalizzare. Oh! Devo revitalizzare un altro po'. Arrivata. Tutto. Punte a capo. Potremmo scottarla con palla infuocata che non c'è più. Maledizione, ragazzi. Ah. Se riuscissi a scottarla sarebbe il top con palla infuocata. Però è ancora confuso. Grande, connette. Perfetto. Scudo acido, c'è anche da considerare che scudo acido ne ha fatti già due. Ha una difesa paurosa. Non è confuso e connette, no! Non connette niente! Oh, dai, su. Ha una difesa ora davvero impenetrabile. 3 scudo acido. Più 6 di difesa. C'è scritto che palla infuocata ha la possibilità di scottare. E allora scottasse, per l'amor del cielo. Oh! L'ultimo! Oh! Santo cielo, ce l'abbiamo fatta! Oh, è andata!
The Crew al 36! The Crew al 36! Soffrite ancora di una terribile carenza di rosa, ma siete una squadra davvero in gamba. Grazie. Sofferta. Bene, direi che può bastare. Niente male, devo dire. Tuttavia sono spiacente di comunicarti che non hai passato il provino. Non demoralizzarti, però. È meramente una questione di gusti. Dovrò cercare qualcun altro che possa assumere il ruolo di capo palestra in mia vece. Io ho già in mente un certo allenatoruccio semplicemente incantevole. Beh, che dire, il provino forse non è andato come speravi, ma la medaglia folletta non te la toglie nessuno. Secondo me parla di Hope. Allenatoruccio. Carina. Ok. Ora puoi catturare Pokémon fino al livello 45. E sai che ti dico? Toh, una bella MT al bacio in ricordo di questa magica sfida. Assorbi bacio. La butto sta MT, non la voglio. Mi ha fatto un danno assurdo. E anche un regalo per la tua partecipazione, una divisa tutta rosa. Vedrai come ti starà bene. Sembrerai un bonbon. Grazie, credo. Non è giusto spegnere i riflettori su qualcuno solo perché è avanti con gli anni, ma è anche vero che i veterani devono imparare a restare dietro le quinte, cedendo il palco ai giovani. Se lo dice lei, come vuole. Sei andato così a genio alla signorina Poppy che ti ha regalato un MT. La prossima tappa a Searchester. È giusto, ho detto bene? Searchester. Ah, Searchester. Oh, quindi devo tornare indietro da percorso 7. Sì, anche perché da qui non posso andare da nessuna parte. Quindi devo andare a percorso 7. Anche perché a Spikeville non ci siamo stati. Ok, torniamo a Knuckleburg. Allora, usciamo da qui e vediamo cosa succede. Ehi là! Sto andando a Knuckleburg, ti voglio accompagnarmi? Devi tornarci comunque, visto che è lì che si trova il prossimo capo palestra. Con piacere. No, il prossimo non è a Knuckleburg. Il prossimo è a Searchester, che è la sesta palestra. Giusto? Eccoci arrivati a Knuckleburg. Ah, polverosa come sempre. Immagino però che alcuni Pokémon si trovino bene in ambienti simili. Sì. Allora, Cudge, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. E wow, è stata una sfida davvero, davvero difficile. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E adesso provvederò a far evolvere anche Corvisquire e Obstagoon. E io, come sempre, intanto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Bye bye!